idiot. Ben ritrovati a tutti ad una nuova puntata di Parlamento, Radio Parlamento, anzi, perché questa è la versione radio ospitata negli studi di Radio, che naturalmente ringraziamo, siamo molto felici di questo e sono molto felice di avere al mio fianco il consueto, noto e puntuale polemista Roberto Del Conte, che saluto. Ciao, ciao, ciao a tutti, eccoci di qua di nuovo, sempre pronti a fare le battaglie e a dar battaglia a tutti. E un saluto soprattutto a tutti voi che ci seguite in questo momento. Naturalmente potrete farlo anche nella versione video effettiva con lo studio che va nei vari circuiti televisivi nazionali. Detto questo, allora, il titolo della puntata, la pazienza è sfinita. Insomma, dice tutto, anche perché si prevedeva un autunno caldo e al di là delle piogge e dei dissesti che ci sono per il paese, l'autunno è caldo davvero dal punto di vista della temperatura, delle polemiche, delle proteste e soprattutto della crisi che attanaglia questo paese, che porta molti cittadini in piazza a protestare, direi non poco. E i casi di cronaca sono sotto gli occhi di tutti, perché ci sono cortei con scontri, la polizia sempre in prima linea ad arginare tensioni che veramente di giorno in giorno diventano sempre più incontrollabili. Assolutamente, noi abbiamo un amico che è qua di fronte a noi che si chiama Giovanni, da buon napoletano lui potrebbe dire a nottata da passare, ma la verità è che qui la nottata non passa, vero Giovanni? E lo spieghiamo perché noi da tanto tempo stiamo dicendo attenzione a chi di dovere, che la cosa stava esplodendo e non può che essere così. E non è stato fatto assolutamente nulla per dare una mano a chi veramente ha bisogno e purtroppo, come io ti dicevo forse un anno e mezzo fa, noi siamo riconosciuti del resto d'Europa perché siamo una famiglia patriarcale, no? Prima c'è la nostra famiglia, poi quando non ce la fai più vai dalla mamma e dal papà, poi quando non ce la fai più vai dal nonno e dalla nonna, e sono finiti i soldi della mamma, della nonna, del nonno, e a questo punto ecco perché stanno succedendo questo. Ma vorrei fare una premessa, quale? Se tu ti ricordi, io 3 anni fa dicevo, signori, stiamo entrando in un periodo molto brutto, siamo in un periodo che sarà sempre peggiore. Beh, sei stato facile profeta, diciamo. Assolutamente, ma lo dico da tre anni e ci sono le registrazioni che lo dicevo. E allora io dicevo una cosa che secondo me oggi avrebbe portato giovamento e invece sta portando questa situazione. Che cosa? Dicevo, signori politici, non è il vostro 1.000, 2.000, 3.000 euro in meno che prenderete che risolverà i problemi dell'Italia, ma date un segnale. Date un segno, fate vedere che siamo anche tutti di una certa pronti. Concretezza. No, certo, invece non l'hanno fatto e adesso succedono i problemi di Salvini, i problemi di Roma, i problemi di Napoli. Arrivare. Perché i problemi sui quali ci sono state queste tensioni di piazza sono diversi, segno che la tensione è su tutti i fronti, i ritardi che l'Italia ha accumulato sono su tutti i fronti, perché se andiamo a Napoli c'è la questione di Bagnoli, se andiamo a Bologna ci sono stati tafferugli per questioni più di carattere sociale con il campo Sinti, non Roma. Sì, però perdonami, è vero, ma il fulcro di tutto questo che cos'è? È una crisi che oggi ti crea problemi molto molto superiori. Perché? Perché quando non hai i soldi, quando non hai da mangiare, quando ti accorgi, come è successo a Bologna, quando ti accorgi che qualcuno fa notare che c'è gente che spende 1.200.000 euro, quando invece ci sono i nostri italiani che non prendono, non hanno da mangiare, è chiaro che tutto questo si altera e si amplifica. Il problema è che molto ovviamente tutto questo si poteva evitare e invece questo è il prezzo che paghiamo. Perché la conseguenza peggiore è quella di una guerra tra poveri, una assolutamente, sorta di conflitto assolutamente, sociale che sicuramente non risolve il problema. Assolutamente, perché poi qui il problema, come è successo a Napoli, tra la polizia e i dimostranti, è chiaro che poi la verità spesso sta al centro, ma qui ci sono stati dei poliziotti che hanno pestato degli operai, non hanno pestato dei delinquenti, ed è altrettanto vero che anche loro sono degli operai, e quindi alla fine qual è il problema? Che tu ti devi tutelare. La verità è che sta scoppiando un casino legato al fatto che la gente è stanca di vedere che ci sono persone che dovrebbero decidere per noi, che si fanno i c***i loro e che vanno avanti a farsi loro senza tutelare noi, senza dubbio, tutelare le persone, perché quando vai a fare perdi 6 mesi, 4 mesi, 5 mesi, quanto cazzo è stato per fare una riforma del Senato quando bastava un'ora e il Senato non si doveva fare più, e hanno perso 6 mesi, hanno preso per il c***o
italiani per 6 mesi, è chiaro che la gente comincia a dire: ma questi, invece di pensare a trovare il posto di lavoro a noi, l'economia, il tutto il resto, perdono 6 mesi. Poi hanno fatto una riforma del Senato, il Senato c'è ancora. Hanno fatto una riforma delle province e nella finanziaria ci sono i soldi per le province. Che hanno fatto questi fino adesso? Ora si parla dell'Italicum, della legge elettorale. Sì. Questo è, capite che la gente si incazza, no? Capite che la gente si incazza. Sì, no, quello è assolutamente vero. È anche vero che però quando il governo, comunque le parti intervengono per, risolvere certe questioni, beh, nel caso dell'Electrolux la questione è riuscita. Nel caso delle acciaierie e dell'acciaio la cosa non è riuscita, no. Perché per l'acciaieria di Terni il problema è gravissimo. Segno che è mancata anche una politica industriale in questo paese. Questo non è un problema di Renzi, se a questo punto sia davvero troppo tardi per questo paese. Certo che è tardi. Chiamiamo Nicola. Voglio difendere l'indifendibile, no? Però voglio dire, questo non è un problema di Renzi, questo è un problema degli ultimi 20 anni di una strategia commerciale, industriale, politica che è stata un fallimento, punto. Ma fin quando abbiamo persone che non conoscono le problematiche della gente, delle aziende, del territorio, che lì dovrebbero tutelare noi, ecco perché non andremo mai avanti. Queste sono cose che per il bene di una nazione andavano decise in un giorno, quando hanno voluto fare qualcosa per i di loro, in un giorno o due hanno sistemato tutto. Qui c'è gente che sta soffrendo, ma stiamo scherzando? Sì, tra l'altro adesso abbiamo in collegamento Nicola che saluto. Ben ritrovato Nicola, ci sente? Ci sente bene? Pronto? Non ci sente Nicola? Proviamo a sentire. Nicola, ci sente? Nicola, ci senti? Pronto? Nicola? Prova col tuo vocione, prova a sentire se Nicola, ci senti? Nicola non ci sente. Comunque, vabbè, pronto? Lo recupereremo. Nicola non ci sente, ma non ci sento neanche io qua dentro. Niente. Adesso sento un tutto. Insomma, che riempie la trasmissione. Senti, non riusciamo a metterci in contatto con Nicola? Ci riproviamo. Okay. Abbiamo, oggi va tutto storto, abbiamo perso pure i secondi. No, tra un po' arrivano. Senti, parlavamo delle strategie industriali di questo paese che non ci sono state e ora ne paghiamo ovviamente le conseguenze. Le critiche sul governo Renzi si fanno come su qualsiasi governo. Serviva una cura shock, ma per tutto, per le tasse, per una politica industriale, per una politica sul turismo. Questa cura shock che Renzi da un certo punto di vista prometteva con il suo modo di fare, di agire, al momento manca, perché se si torna a parlare dell'Italicum, delle soglie, il 3%, insomma la sensazione è veramente che si tenti di fare un passo avanti ma poi alla fine Poi alla fine la gente si accorge di quello che succede, no? Perché alla fine quello che sta succedendo è che in questo periodo gli italiani stanno pagando una marea di tasse che qualcuno gli aveva detto che non avrebbero pagati. I soldi che hanno tirato su sulla tassa delle case è esattamente 3 volte tanto dell'ultimo pagato. Quindi quei soldi non è che li paga Berlusconi o chi sia, quei soldi li paghiamo noi, questa è la verità. Ma non solo quello, tutto quello che gira intorno, ed è, scusate signori, non bisogna essere dei veggenti per capire che la gente è incazzata, perché quando tu non arrivi, non hai soldi per dar da mangiare ai tuoi figli, non hai soldi per pagare l'affitto, per il mutuo, per tutto quello che ti serve, è chiaro che qualcosa devi fare. Allora, siccome gli italiani non vogliono andare tutti a rubare e non sono tutti evasori come qualcuno ci vuole far passare credere, è chiaro che vanno a protestare. Di che cosa stiamo parlando? No, stiamo parlando appunto di problemi non affrontati nel modo giusto, ma viene da pensare che anche l'Europa, adesso si attendono dall'Europa 300 miliardi di investimenti per politiche più espansive, ma in realtà sembrano veramente cure omeopatiche, ma non i 300 miliardi che sono comunque un grosso investimento, ma tutte le cure applicate a questo paese sono omeopatiche, certo. Si abbassano di quasi niente le tasse o addirittura crescono, la pressione fiscale rimane inalterata, la burocrazia non viene toccata, perché io non noto che ci siano miglioramenti da questo punto di vista. La concorrenza in paesi limitrofi all'Italia è ormai insostenibile, basta andare a Malta per aprire un bar e la situazione è molto diversa. Romania in un'ora apri una società e hai un ufficio che si occupa di tutte le tue problematiche. Ma questo avviene anche in Carinzia, in Inghilterra. Romania è Europa. Sì. Prendi l'aereo e ci metti lo stesso tempo da Milano che ci metti per andare in Sicilia. Se vai in treno o in macchina ci metti la metà, perché in treno in Sicilia ci arrivi fra 3 giorni, manco fossero le carrozze dei cavalli.
Dai, va bene, resta tutto. Resta lo sblocca Italia. Con lo sblocca Italia dovremmo risolvere tutti i problemi e quindi abbiamo Nicola finalmente. Abbiamo lo sblocca Nicola. Pronto? A questo punto, Nicola, ci senti? Nicola, ci senti? Ma che state combinando? Pronto? Bravo Nicola, ma così ci senti? Ti vogliamo. Non ci sente Nicola. Pronto, ragazzi. Pronto. Nicola, ci senti? Nicola, pronto, pronto, pronto? Niente, non va Nicola, dai. Non c'è niente da fare, oggi non vuole Pronto? Andare. Nicola, ci senti? Niente, Nicola? Niente, Nicola non ci sente, fa niente, lo chiameremo dopo. Nicola aveva telefonato e ha scritto... Non va niente in Italia, però. No, non va neanche il nostro telefono, cacchio. Nicola aveva telefonato e scritto perché era incazzato nero, perché anche lui dice basta, è finita, non abbiamo più pazienza, non possiamo più sopportare le cose che fino a un po' di tempo fa forse le potevamo anche sopportare perché comunque ci riusciva. Adesso non ce la facciamo più. Quindi la politica non è l'unico male, ma era il male rappresentativo, era quello che doveva dare l'esempio. Era quello che doveva dare un segnale, invece non l'hanno dato e continuano a non darlo. Senti, nell'ultimo minuto ti tiro giù il carico, ma questo euro, cioè, ci ingabbia ulteriormente, non riusciamo neanche a fare politiche monetarie di nessun tipo, non riusciamo a muoverci, siamo paralizzati, i patti di stabilità, tutti i parametri europei, e Juncker, che sembra essere stato veramente una scelta diciamo di conservazione legato alle banche, con tutti i problemi che sono successi in Lussemburgo. Insomma, l'impressione è che se l'Italia arranca, fatica, anzi non riesce assolutamente ad andare avanti, l'Europa anche non qua, aiuti per niente. Anche qua io non voglio essere cattivo, dire l'avevo detto, però il problema è questo: la storia sta insegnando che negli ultimi 15 anni la Germania ha dettato le regole, ha dettato la legge, si fa quello che dicono loro. Punto. Renzi, illuso, povero illuso, ha pensato che poteva cambiare. È andato, ha preso due sberle ed è tornato indietro. Io sono convinto che gli italiani devono dare un segnale forte. E il segnale forte è: cara Germania, sai che c'è? Che se non sistemiamo come diciamo noi, non solo come diciamo noi, ma come dice la Grecia, come dice la Spagna, logica, come anche dice la logica, sai che c'è? Vaffanculo. Ecco. Usciamo dall'euro e li lasciamo da soli e noi sapremo ritornare come eravamo prima. No, l'impressione, e con questo chiudiamo, è che gli argomenti a favore dell'euro siano solo che uscirne diventerebbe troppo costoso. Non ci sono argomenti a favore. Questo non lo sappiamo, però adesso così, scusate il termine, ma adesso siamo affondati nella merda più in basso di così, dove vogliamo andare? Con questa nota di ottimismo concludiamo la trasmissione. Magari nella prossima vedremo di trovare qualche appiglio di ottimismo. E magari, oggi siamo stati un po' negativi. Sì, e magari anche che il telefono funzioni, visto che magari i nostri telespettatori è in crisi anche il telefono. Va bene, grazie Roberto. Ringraziamo Nicola, nonostante la telefonata mancata. Ringraziamo soprattutto tutti voi. Seguiteci in Parlamento, la versione televisiva, quella che va su tutti i network televisivi italiani, quasi tutti. Ciao a tutti! E anche su Radio Parlamento. Un saluto. Saluto a tutti. Ciao.